Organizzare la propria giornata in smart working significa decidere che cosa fare prima, che cosa fare dopo e a volte anche che cosa non fare. Ci torna utile da questo punto di vista la matrice dell'importante e urgente, nel senso che ci sono alcune cose che sono urgenti ma non importanti, ci sono delle cose sia importanti sia urgenti, ci sono delle cose importanti ma non urgenti e poi ci sono delle cose che non sono né urgenti né importanti. Allora vi suggerisco di lavorare proprio con questa matrice, magari utilizzando dei post-it o facendo quattro quadranti su un foglio di carta e iniziate a guardare che cosa è urgente e tra le cose urgenti quelle importanti e quelle non importanti. Le prime cose da fare naturalmente sono sia quelle che sono sia urgenti sia importanti, poi a volte ci capita di dover fare delle cose che non sono importantissime però sono urgenti perché il nostro capo, un cliente ce le ha chieste. Poi è importante pianificare per il giorno stesso o per i giorni successivi tutte quelle cose che sono importanti ma non urgenti, di modo che poi riusciate a farle prima che diventino anche urgenti, ed è un punto fondamentale. E poi vi capiteranno, scoprirete che ci sono delle cose che non sono né importanti né urgenti, su quelle cose ragionateci bene con la testa, perché a volte si possono proprio eliminare dalla nostra pianificazione e scopriamo che poi abbiamo anche del tempo in più invece per fare meglio le altre cose. Ecco, questa è una tecnica di pianificazione molto importante, a proposito di importante e urgente, che ci aiuta a organizzare meglio le nostre giornate, sia quando siamo in smart working, sia in verità poi quando rientriamo nel nostro ufficio e lavoriamo con i colleghi. Ricordiamoci che la cosa migliore da fare è lavorare sulle cose importanti ma non urgenti, perché è lì che riusciremo a mettere più testa, più cervello, più creatività, più capacità di innovare.